una sentenza che potrebbe far giurisprudenza quella del Tribunale di Ferrara, che ha stabilito che Nuova Carife dovrà risarcire un azionista, una strada che potrebbe essere dunque percorsa anche dai risparmiatori aretini azzerati dal decreto salvabanche del 22 novembre 2015. Il Tribunale di Ferrara ha infatti condannato l'ente Ponte al risarcimento di tutti i danni subiti da un risparmiatore che aveva comprato azioni, pari alla somma versata, quasi 20.000 euro in questo caso, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese. Una sentenza dunque che potrebbe rappresentare una tappa importante anche per gli azionisti delle altre tre banche finite in amministrazione straordinaria, tra queste anche Banca Etruria. La ragione della condanna, spiegano i legali del risparmiatore, sta nella violazione da parte della vecchia Carife di alcune norme del testo unico finanziario e del regolamento Consob attuativo della direttiva MiFID. Per il Tribunale, infine, l'ente Ponte risponde di tutti i debiti della vecchia banca, compresi quelli derivanti da vendita di azioni o obbligazioni, purché conseguenti nullità o inadempimento.